Forza Lazio Empoli! Juve, forza, forza Juve! Fino alla fine! Qua siamo romanisti e seguono tutti, forza Roma! Forza Lazio! C'è solo un capitano, un capitano! Partiti ad agosto con il sogno di questa coppa, sì, ma prima di tutto con l'obiettivo di portare un messaggio, di incarnare il senso di questo torneo. YouTuber League Sport, condivisione, intrattenimento e onorare, anche se in piccolo, i colori della squadra che ti favi da bambino. Sono partite in 6, ne sono rimaste 2. 10 mesi, 297 giorni in cui hanno esultato, pianto, sognato, fino ad arrivare qui, accomunate dalla forza del gruppo, prima ancora che dal talento dei singoli. E oggi comunque andrà, sarà una festa, è il 22 giugno 2023, è Juve-Lazio, è la finale. Signore e signori, bentornati sul mio canale, ben ritrovati da parte di Federico Marconi. Qui c'è la Coppa, per l'ultima volta in questa stagione, benvenuti. Siamo qui con un evento, è l'ultimo atto, è la partita più importante, ma c'è quel clima di festa che vi raccontavo. Alcuni volti li avete già visti, prima di partire però vi ricordo che i protagonisti di quest'anno siete stati voi, quindi intanto vi ringraziamo. Vi ricordo di continuare a supportare la YouTuber League, lasciando un like a questo video, iscrivendovi a questo canale e seguendoci sui nostri social, sui nostri Instagram, quindi sul mio, per esempio, e poi anche su quello della YouTuber League, è fondamentale per tanti contenuti in arrivo, soprattutto perché prima del calcio d'inizio di questa partita vi sveliamo le date della YouTuber Summer Cup 2023. Vi ricordo rapidamente perché c'è questa gara, perché Juve e Lazio si trovano qui oggi. Il regolamento lo abbiamo presentato ad agosto. A giocare la finalissima sarebbero state la vincente della finale d'andata e la vincente della finale di ritorno, ma sempre come spiegato ad agosto, in caso di stessa vincente, ce l'abbiamo, è la Juventus, l'avversaria sarebbe stata la squadra che ha collezionato più punti durante la stagione, e in questo caso abbiamo anche quello, la Lazio e il Napoli con gli stessi punti, ma i biancocelesti avanti negli scontri diretti perché hanno vinto a Roma ai calci di rigore e hanno vinto pure a Napoli. Quindi, ripassato il regolamento, io, visto che è l'ultimo evento stagionale, non posso che accogliere qui chi ha aperto con me questa stagione. C'era il 29 agosto, c'era 297 giorni fa, c'è sempre stata e ovviamente è qui con noi anche oggi. Lasagna, buonasera! Ciao. Come stai? Molto bene, grazie, sono molto contenta di essere qui e oggi per la prima volta mi voglio sbilanciare. Secondo me la Juve oggi parte avvantaggiata. L'ha detto. Ha già vinto due coppe, ha vinto la finale d'andata, ha vinto la finale di ritorno. Sì. Nonostante ciò, la Lazio comunque forte. Forte soprattutto per il gruppo. Una delle poche squadre che è riuscita a mettere in difficoltà la Juve sul serio, perché nella finale d'andata sono arrivati i rigori. Esatto, proprio su questo campo con Sespo hanno sfiorato anche il gol. Alla fine c'è stato un palo clamoroso. Mi togli una curiosità. Come mai sei praticamente alta quanto la coppa? Fede, i tacchi, no? Fede, l'importante non è essere alti, ma all'altezza. Arrivederci a tutti. Come promesso, vi svelo le date della YouTuber Summer Cup 2023. Terza edizione, sarà ricca di novità, sarà a Roma. Vi aspettiamo numerosissimi 14, 15 e 16 luglio, da venerdì a domenica. Detto questo, signori, prima di ascoltare i protagonisti non posso che ringraziare lo sponsor di questo video. Sono contentissimo che per il secondo evento di fila ci sia con noi Genshin Impact. Ora, per chi si fosse perso l'ultimo video, molto male, direi di andarlo a recuperare. Genshin Impact è un gioco di ruolo per PC, PlayStation e telefoni cellulari. Il gioco è ambientato in un mondo fantasy ricreato con grafiche spettacolari e sostanzialmente il vostro scopo è quello di ritrovare il vostro gemello scomparso dopo un'improvvisa battaglia. Poi, insomma, è inutile che vi do tanti spoiler. Scaricate il gioco e scoprite di più. Anche perché si tratta di un gioco molto d'atmosfera, diverso da situazioni competitive come una partita di calcio, sì è vero, ma a molti, per esempio, piace proprio per questo. Perché dopo momenti di stress, come questo evento, è perfetto per staccare e divertirsi. Ah, dimenticavo, Genshin Impact è totalmente gratuito, quindi potete scaricarlo dal primo link che trovate in descrizione o dal QR code che vi lascio qui proprio sopra la coppa. Detto questo, signori, avete ragione, vogliamo sentire i protagonisti. Allora, palla a Lasagna, entriamo nel vivo di Juventus Lazio.
Irene, tu hai praticamente già le mani sopra il premio miglior portiere, o no? Non lo so, grazie, fa piacere che tu lo pensi. Ti senti il miglior portiere della YouTuber League? Mi sento con la miglior difesa. Hai segnato almeno un gol in ogni partita. Ti senti all'altezza anche di essere nominato in caso come MVP della stagione? Allora, uno deve sempre avere l'autostima alta, quindi dico sì, però non mi interessa sinceramente. L'importante è che vince la Lazio, un gioco di squadra. Quindi la Juve non ti spaventa? No. Sono sicuramente i più forti perché è una squadra che vince sempre, non posso dire il contrario, però se noi pure siamo qua ci sarà un motivo, quindi ce la giochiamo assolutamente. Maschera, la scorsa partita abbiamo visto dei numeri di alta scuola, infatti l'ha testimoniato anche Blur e tu hai sottolineato ancora questa sua reaction, quindi un numero molto importante. Oggi cosa ci prometti? Oggi giocherò in difesa come al solito, però stavolta starò al centro. E oggi cerco di evitare di far fare i numeri agli altri, dai, diciamo. Salutiamo Blur, ciao Blur. Un saluto Blur, ti voglio bene. In che modo oggi tu darai il tuo contributo fondamentale alla tua squadra? Cercando di non far prendere gol, molto semplicemente. Questo è il mio compito e non sarà facile perché loro hanno due degli attaccanti più forti della YouTuber League. Però cercherò di fare quello che posso, sinceramente, nei miei diciamo nelle giuste proporzioni. Allora, l'hai sempre voluta, te l'ho fatta sudare una stagione intera, non te l'ho mai concessa, sei sempre stato lì a chiederla ma non l'hai mai avuta, per cui oggi finalmente Luca potrai assaggiare un pezzo di lasagna. Io punto solo alla vittoria, ho parlato con la squadra, sono... Visto che sei tanto tifoso del nostro Erling e non ha segnato nella finale perché non aveva mangiato una lasagna, io ti ho portato questo augurio per farti segnare. Cosa ne pensi? Mi è piaciuto. Grazie. Allora, ci tengo a dire due cose. La prima è devo fare assolutamente gol. Oggi lo dico chiaramente perché oggi col 15esimo potrei forse aggiudicarmi la classifica canonieri, però deve essere un gol che aiuta la squadra a vincere. E poi per la lasagna, questo è altro, c'è sempre tempo. Ci hai regalato una prestazione altissima nella scorsa finale contro la Juve, che sei riuscito addirittura a portare la squadra ai rigori. Ma io ti volevo chiedere, ho quattro denti del giudizio da togliere, qualche consiglio per il post operazione? Ma diciamo, vieni a studio e ne parliamo. Ok, grazie. Avete già giocato una finale contro la Juve e l'avete persa. La Juve ha giocato anche la finale di ritorno e visto che voi non c'eravate, ti dico che ha vinto anche quella. E la mia domanda è, voi cosa ci fate qua? Noi siamo qua perché ce lo siamo meritato. Il regolamento parlava chiaro, noi siamo andati a Napoli cercando di vincere, sapendo che comunque la Juve poteva vincere nuovamente col Napoli. Fare tre gol di scarto al Napoli era difficile, però ricordiamoci che comunque noi siamo arrivati in finale di andata e abbiamo perso i rigori. E al ritorno, al girone di ritorno, comunque a pari punti col Napoli ci siamo arrivati battendoli lì a casa loro. In otto, con tre infortunati al secondo tempo, direi che ce lo siamo meritato, dai. Ok, adesso ridillo in maniera più convinta. Però Campolunghi non è che te lo posso scambiare così facilmente. Guarda che Campolunghi è forte, eh. Minchia, se sono forte, cioè ci manca che lo scambi così, cioè. Vabbè, insomma, chi me dai? Allora, ti posso dare due sequel e una lasagna. Aggiudicato. A posto. Chiusa così, eh? Chiusa così. Allenati, dai, grande. Oh, io vi ricordo che per queste figurine e per l'album potete andare su youtuberleague.it e acquistate tutto. Buona ricerca, buona caccia di Campolunghi. Signore e signori, benvenuti a Roma, benvenuti alla finalissima della YouTuber League. Per scaldare un po' l'ambiente abbiamo un piccolo show di qualche minuto e quindi chiamo a centrocampo Arina e il boss del freestyle. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Stato signore perché uccidevo velocemente. Ero il migliore perché la folla mi amava. Conquista la folla e conquisterai la libertà. Conquisterò la folla e darò qualcosa che non ho mai visto prima. Juventus e Lazio! Al mio segnale, scatenate l'inferno. We'll be right back.
Ci sono i protagonisti, c'è la coppa, c'è un grande pubblico che stiamo sentendo. E allora cominciamo a presentarli uno ad uno. Andrea Fratino, che vedete accanto a lui, Lepi Pega, due grandi protagonisti dal punto di vista di gol e di assist. Poi Matteo Robert, che ha esordito qui contro la Lazio nella finale d'andata. La maschera che ha chiuso Crispo, colpo gobbo, il Bremero, se preferite il Gonzalo Higuaín in un altro ruolo, seguito da Chinosci, quindi Nico e Bomber Campolunghi, per chiudere ovviamente Fene, il gatto bianconero, e capitan Toselli, il leader di questa squadra, alzato due coppe intermedie, poi Arbitrino che dirigerà l'incontro, quindi Gigi, capitano della Lazio, DC System, Valerio Varamo, perché questa la pronuncia corretta, con un capello poco sobrio, seguito da Stramacci, e quindi Lollo Giampaolo, che non ci fu in quella finale d'andata, oggi invece torna qui con Nemos e con Lorenzo Roma, che assieme ad Andrea Fratino si gioca l'MVP della YouTuber League. Quindi è partita nella partita Giannop, Iaio e Savas. Due tempi da mezz'ora, in caso di pareggio calci di rigore, che sono stati un po' la costante della fase d'andata. Non li abbiamo mai visti nella fase di ritorno. Vediamo in finalissima che succede. Calcio di luce della Juve sulla pallone Campolunghi, si allontana Fratino, si attende solo il fischio di Arbitrino. In bocca al lupo ad Arbitrino per questa partita. Si parte con la finalissima, col primo giro della Juve. Dentro Fratino, di prima Giannop, prima di Pippega, poi prova a far ripartire la Lazio, Varamo forse la tiene, no, secondo Arbitrino, primi 49 secondi sul cronometro del tecnico della sezione di Mestre, sempre 0-0 ovviamente con la Juve che spinge, con Giannop che tocca il pallone, volo comunque per Pippega che si accontenta del primo calcio d'angolo per la Juve. Ricentro alto per la Juve in questi primi 90 secondi di partita. Alla verticale, occhio a Campolunghi, la mette giù, Fratino, DC System, DC System, poi Robert, chiuso da Nemos, prima parata del match del portiere della Lazio. Cosa crea? Cerca dentro Iaio, grande idea, grande palla, Iaio arriva al cross, lungo per Varamo, Chinosci via dalle parti di Pippega, e Juve che riparte in contropiede con la chance per Fratino, dentro il solito Campolunghi, servito Campolunghi, 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 1-0. Sul cronometro è un gol che fa tutta la differenza del mondo. Campolunghi a quota 15. Proposta di Pega, visto e servito. Occhio al suo mancino perché lo cercherà. Infatti lo cerca. E calcia a giro. Campolunghi non arriva. DC System ha toccato poi Nico. DC System con un miracolo, il secondo della sua partita. Poi sponda su Savage. La vuole portare sul mancino. Quasi perde l'attimo. Cosa? Nemos malissimo, Campolunghi è solo uno contro uno, Campolunghi se l'è mangiato, e questa è una notizia, se l'è toccata col sinistro, ha perso l'attimo, ha voluto troppo, forse perché poteva calciare, adesso il pubblico gli risponde, perché ha voluto quel dribbling in più. Pega va, Savage, saltato, no, non saltato perché non molla, non molla neanche Pippega, ma Savage va con la suola e riparte per la Lazio, lavora in contropiede, supera Fratino, si apre Varamo, riceve adesso il pallone, Varamo dentro per Savage, e poi contatto molto dubbio e contatto direi anche abbastanza clamoroso, perché ne ho visti due in uno. Arbitrino che tra l'altro, lo ricordiamo, è l'uomo più amato della YouTuber League. Stiamo ancora cercando di capire da chi, ma abbiamo letto le statistiche in percentuale di più. Testa di maschera, le parti di Robert, sta arrivando anche Iaio. Fene in difficoltà, no, Fene in difficoltà, non stanno bene nella stessa frase. Nemos, Fratino in copertura, bene Fratino che recupera il pallone, innesca subito il movimento di Pippega dentro l'aria, Pippega giù, ma non c'è nulla, non c'era nulla prima, non c'è nulla adesso, Pippega furioso. Pippega furioso e poi lo sentiremo. Intanto Lorenzo Roma è ripartito. Dentro subito. Varamo! Fene! E poi maschera! Le parti però di Giannop che ha detto no, io non la stoppo questa palla. Ce l'ho con te, ce l'ho con te, dai! Parole forti di Pippega. Occhio al pallone dentro, su Varamo, sponda con tacco, pallone che non filtra, poi insiste Varamo sul destro, Varamo al cross, Birriaio chiuso, Lorenzo Roma, zona buona, apertura, Giannop sul destro, Giannop, Giannop, il gol dell'ex, il gol dell'ex, è un
lavoro. 1-1, 1-1. Non esulta Giannop, che però mi è sembrato dire: ma come ho fatto a calciare così? Non lo sa neanche lui. Giannop, che dopo la scorsa Summer Cup mi ha detto: fammi giocare fuori. Io mi sono chiesto perché per un anno. Oggi ho capito perché. L'ha messa sotto l'incrocio dei pali. La distanza dei due avversari sono Gigi e Iaio. Alla fine lo chiudono. Gigi allontana verso Varamo, che ha la contropiede, che la maschera può andare in difficoltà. Varamo è passato, Varamo solo, giù. Calcio di punizione, occhio al cartellino. Occhio al cartellino, occhio al cartellino, che è giallo. Giallo, perché c'era anche Ghinosci, arbitrino lo indica. Ma Gigi è furioso perché giustamente dice: era ultimo uomo. Diteci la vostra nei commenti, qui molti dubbi. Stanno dicendo che non era solo. Allora, si può. Per me è rosso. Per me è rosso, però c'è da dire che Varamo non è esattamente in possesso del pallone, perché sta rimbalzando e c'è Ghinosci che sta tornando. La valutazione di arbitrino sto interpretando. Per me è rosso, però può aver fatto questa valutazione. Parte Lorenzo Roma, Fene! Non so come! Non so come! L'ha tenuta lì, l'ha messa a dormire, Fene! Tutto Robert. Stop, guarda già. Ci pensa e calcia con il destro Campolunghi. Ha provato col tacco Campolunghi. Tutto genialmente bellissimo. Ma dici System, non è lì a guardare. Tocco verticale, tocca Doselli, forse fa una favore a Varamo, esce Fene di testa, poi Giampaolo a porta vuota. Savage al volo, e come ha calciato bene Savage, che però, dettaglio, la porta non l'ha trovata, ma si è coordinato benissimo. Partenza Lazio pericolosissima con la 28, che ha già frenato e ha visto dalla parte opposta movimenti di compagni tipo Lorenzo Roma. Toselli, fuori per lui, intanto rimessa battuta, Pippega! Non so se avete visto di quanto è uscita questa palla. Riparte Nico e poi Lollo. Prima di Pippega riparte anche Lollo, che tiene la pallone in campo, riesce a toccarlo. Tunnel a Toselli, c'è Varamo vicino, servito dentro l'area. Varamo, Fene! 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 Ho sentito Pega che diceva che si segna si rasa a zero. Ma come? Sì. Ma che cosa si rasa a zero? Scusami. Ah, ok. Ho dei dubbi, ma glielo chiederemo. E c'è il palo di Campolunghi, mentre io ero occupato a sentire Antoine che diceva: arbitrino non ci vede, ma va bene. Va bene lo stesso, palo di Campolunghi, occasione clamorosa per la Juve che rimane in attacco. Confratino, calcia così! Guarda che non si abbassa. Sempre la caccia di Varamo, colpetto orientato, Savage! Fene, arriva Varamo, Fene la tiene, la tiene. Telecronaca anche di Pippega, intanto in campo, e viene lanciato proprio Pippega, che prova a metterla giù. Campolunghi! La presa di C-System! Poi la traversa, secondo legno di Erling Braut Campolunghi. Solo traversa? Ah, io ho fomentato DC System a casa. E gol a parte, stasera Campolunghi è già a quota. Un palo, una traversa e un palo pure da lasagna nel prepartita. Quindi direi che ha già dato. Ma passare, è passato sotto Selli. Riesce a crossare Fene, in qualche modo l'ha tenuta lì. Col brividino. E poi ha già toccato su Fratino, fa pure rima, la Juve è ripartita, 3 contro 3, la porta Fratino, si apre Pippega, servito Pippega, dentro l'area, deve sterzare, rimetterla dentro di C-System! Ed è l'ultimo atto del primo tempo, è 1-1! E allora io voglio sentire subito l'autore del gol più bello della partita, che è Giannop, gol dell'ex, ma che gol! Che culo, regà! Ma come che culo? Ma ti sminuisci così! Ma ha detto bene, ma che devo fare? Nel frattempo, in questo fine primo tempo, in questa pausa, sentiamo anche qualcuno dei veri protagonisti di questa partita, ovvero i ragazzi del pubblico. Bella partita combattuta, stanno spingendo da tutte e due le parti, i ritmi sono alti, spero ovviamente vinca la Juve, anche se può spuntarla, basta l'episodio. Beh, molto bello perché ha superato Griffo e quindi meritato, e speriamo che non sia l'unico e che la Juve possa vincere questa finale. Primo tifoso laziale, cosa ne pensi di questo 1-1?
È partita molto interessante, si vede nel secondo tempo, ma credo che la Lazio va a vincere. Ok, migliore in campo. Roma. Allora, siamo 1-1, quindi la partita ce la dobbiamo ancora giocare. Sono contento personalmente di aver vinto la classifica cannonieri della YouTuber League, però l'importante è la squadra e vincere. Non posso permettermi di prendere pali e traverse, la fortuna potrebbe aiutarmi un po' di più. Penso che stanotte non avrò problemi a dormire, perché di solito dormo con Alice, ma penso che stanotte dormirò con Gigi, perché cioè, penso di... come mi giro c'è Gigi. Eccolo, oh, eccolo. Gigi, devo dire, pensavo peggio in questo primo tempo. Pensavo molto peggio per la Lazio. Invece complimenti, ve la state giocando molto bene. Qualcosa da dire? Grazie, innanzitutto. È vero quello che ha detto Luca, insomma ha preso un po' di traverse e pali, però anche noi comunque ci abbiamo avuto le nostre occasioni. Partita apertissima, loro si muovono tanto là davanti, quindi lui dice tanto che io sto sempre attaccato, ma qualche volta me lo son perso, perché si muovono veramente tanto a quei tre giocatori lì dietro che smistano e sarà tosta. Ve lo dico qui, Gigi è il difensore più intelligente tatticamente di tutta la YouTuber League. Ma io ricordo che non sono un difensore. Te pensa. Era giallo, era rosso. Perché me lo dicevo in questo tono? Tipo, secondo me, ok. No, allora lì da dove ero io, praticamente ho visto che c'era una contesa per la palla, ho visto il taglio del terzino, ho visto che comunque la maschera che ha compiuto fallo era abbastanza vicina all'attaccante. L'attaccante si era allungato il pallone, quindi non era proprio certissimo, la sensazione ha deciso di dare giallo. Poi guarderò il replay, non avrò problemi ad ammettere che magari dall'alto poteva sembrare una disposizione diversa sul campo e magari un cartellino rosso. Va bene, non ti preoccupare, tu puoi compromettere tutta la partita con questi cartellini, ma prendiamola comunque così, con filosofia. 1-1, finale tiratissima, e tra l'altro c'è quell'episodio clamoroso che secondo me lascia ancora dei dubbi. Abbiamo anche sentito arbitrino, però io so che morite dalla voglia di rivederlo quell'episodio. Magari anche direttamente in prima persona, come se foste voi arbitrino. Ecco, per farlo, come sempre, vi ricordo che potete scaricare il numero 10. Link in descrizione per reagire alla partita dalla bodycam di arbitrino. E si va! Secondo tempo della finalissima. Primo intervento su Iaio. Ora c'è l'inizio per la Lazio. Occhio, 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 perché Iaio reagisce a modo suo. Va faccia a faccia con Fratino, i due si chiariscono. È arrivato arbitrino, ci sono anche Pippega e Stramacci. 5 da una parte, vediamo un po' se Iaio è tranquillo o pare di sì. Ma ci hanno attaccato sì, colpo sulla coppa. Ma chi è stato? Ma non si può fare. Dopo il contatto di prima i due si cercano adesso. Pippega forte su Campolunghi, sponda su Unico che tocca il pallone, no, poi arriva in zona Marconi, stop elegante come sempre. Fratino verticale a cercare Pippega, la palla passa e Pippega anche Gigi. Fratino di prima non passa la palla per Campolunghi e questa partita va sbloccata. Varamo è passato e c'è anche campo per lui. Varamo, una via di mezzo tra un cross e un tiro. Iaio non ci ha creduto, la porta non l'hanno trovata. Stramacci su Lorenzo Roma, difende questo pallone, lo lavora, riesce a passare su Pippega, a crossare anche primo palo. Varamo, stop e girata, murato in qualche modo, e poi Iaio! E poi Iaio che si toglie la maglia e ribalta la partita. Lazio in vantaggio 2-1, 2-1. Iaio si è staccato anche un pezzo di scarpino, ma ha fatto 2-1 e sta ancora festeggiando sotto la Nord. Sta ancora festeggiando sotto la Nord. Non se la rimette più questa maglietta. Arbitrino non gli dice che non si può fare. Riattaccalo. Ma no, venga a scena, sì, torno, torno. 2-1 per la Lazio dopo i due pali di Campolunghi, prima il legno e poi la traversa. Maschera. Nico, quindi porta via la pallone, non c'è neanche fallo, quindi riparte la Lazio, sono in 4 della Lazio contro 3 della Juve, palla su Iaio, destro, l'ha presa fuori e poi segna la Lazio, è arrivato Varamo sul secondo palo, è arrivato Valerio Varamo, 3-1. Per la Lazio segna Varamo. Incredibile, incredibile.
Juve quest'anno non ha mai perso una partita. Sarebbe clamoroso se ciò accadesse stasera. Fischia arbitri, no. Si allontana verso Roma, si avvicina Pippega. E allora cosa deve fare? Marchetino ha fischiato? Parte adesso. Faramo, traversa! Traversa! Clamorosa, Lazio a centimetri dal 4-1. Ancora 90 secondi ai cambi, qui sbaglia Lorenzo Roma, non si capisce con Stramacci, e rimessa già battuta dalla Juve. Campolunghi, prova ad andare, Campolunghi, 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 la Juve è viva ed è viva sempre grazie a lui, sempre grazie a Erling Braut, Campolunghi, doppietta, 3-2, partita che c'è, non è finita, non è finita, non è finita. Avanti questo pallone, a toccarlo su Varano e si gira, cerca di andare, poi inventa un'altra palla geniale per Iaio. Che palla ha dato Varano, la doppietta di Iaio, 4-2 per la Lazio. E però Gigi è una furia. E attenzione, si ferma la partita, si ferma la partita. Fermiamo tutto, arbitrino ferma il tempo, lo fermo anch'io qui. È dall'inizio del secondo tempo che la curva della Lazio lancia sassi in campo alla Juventus. Quindi, se non volete che la Lazio perda serenamente a tavolino questa partita e non volete continuare a rovinare l'evento, per me va benissimo, perché il clima non c'è, della Youtuber League non c'entra niente con sta roba qua. Non c'entra niente con sta roba qua. Avete sbagliato evento se lanciate sassi in campo. Non è questa roba qua. Non è questa roba qua che vogliamo vedere. La proposta è cambio campo. La proposta è cambio campo, se per voi va bene. Lazio che va a parlare col settore, prova a calmare un po' tutto. Campi invertiti, ovviamente avete visto perché. Si riparte così, con una situazione che chiaramente non avremmo mai voluto vedere, dalla quale ci dissociamo, perché non è questo che ci fa piacere mostrarvi, però ho raccontato, perché c'è anche cronaca ovviamente quello che succede, ed è bellissimo fare eventi dal vivo assieme a voi, perché sapete renderli migliori, in alcuni casi no. 15 minuti da ora più recupero. Lazio adesso vi aspetta dietro, non vuole lasciare centimetri alla Juventus. Allegri, Allegri. Lancio di colpo gobbo, Campolunghi mette giù, Campolunghi, Toselli forte, salva Gigi, duello tra capitani, poi Nico non riesce a calciare. Toselli, occhio che sbaglia colpo gobbo, c'è Savage, 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 bene! Occhio che arriva Varamo, che tiene quel pallone, va sul destro, Varamo passa in qualche modo, serpentina, cost to cost, poi Toselli, che chiusura di Toselli, e questa può essere una sliding door della partita. Mani di Toselli sempre su Campolunghi, stop, chiede un fallo di mano, chiede un fallo di mano, arbitrino dice no, Campolunghi ha smesso di giocare. Campolunghi si è completamente disinteressato dello sviluppo dell'azione perché ha visto un fallo di mano, ha chiesto un calcio di rigore. Sponda di Campolunghi, Nico ancora, d'esterno, Campolunghi, la porta sulla sinistra, Campolunghi, doppia deviazione, chiede ancora un fallo di mano che stavolta credo onestamente, da qui almeno, direi che insiste, Campolunghi, Pippega! Pippega! Oltre le polemiche, oltre arbitrino, 3-4! La Juve c'è ancora, la Juve c'è ancora! Savage dalla parte opposta, livello altissimo, chiude Kinoshi, Savage non molla e se la va a riprendere, poi dopo detto su Lorenzo Roma, che vuole andare chiuso, arriva ancora Savage, zona tiro, la sposta, Savage, Savage, palo! Palo! E dalla parte opposta Campolunghi, Campolunghi la fa passare su Gigi, Campolunghi! DC System! DC System! Rimessa per la Lazio. 6 adesso più recupero. 6 adesso più recupero. Meno 1 per la Juve, più 1 per la Lazio. Chi si vuole difendere, chi vuole rimontarla. Qui tocca Varamo, è rimessa dal fondo. Con Giannop che anche oggi si è fatto male. Record mondiale, 2 presenze, 2 infortuni. Che fa? Sul gol di Campolunghi sono cascato.
calato sulla spalla, mi fa rovinare. Poi le palestra, mangia delle cose. Ma senti che roccia. E fratino non si accontenta della rimessa, tiene vivo quel pallone, poi calcia, deviazione, calcio d'angolo, a testa bassa la Juve. Fino alla fine il motto di questa squadra. Bravo, fino alla fine, bravo. E allora vediamo un po' se succede qualcosa. Secondo palo Pippega! Mi sentivo male! Insiste fratino, sempre lì, in possesso del pallone. Poi apre su Toselli che arriva in corsa, forse sbilanciato. Toselli dentro! Ha chiuso Gigi. Insiste Toselli. Che non molla un centimetro su Giampaolo. Non c'è nulla per arbitrino. È giù Giampaolo. E qui arbitrino, c'è Giampaolo a terra. C'è Giampaolo a terra. Rifermo il tempo. Rifermo il tempo. Giampaolo è giù. Stai fermo. Adesso Lollo è lì in attesa di soccorsi, intanto in bocca al lupo. Si riprende dall'infortunio di Lollo Giampaolo, a cui mandiamo un enorme in bocca al lupo, anzi lo rinnoviamo, l'enorme in bocca al lupo. Lazio quindi che in questi ultimi 5 minuti ha un cambio in meno. 4 minuti di recupero, c'è ancora una partita con la Lazio che si deve difendere a partire da ora, continuare come sta facendo e se si può deve ripartire con la Juve a testa bassa, con un motto, con un sogno, onorare le finaline vinte che l'hanno portata qui. Colpo gobbo verticalmente con Campolunghi che prova a metterla giù, poi difende su Stramacci che però è bravo a sporcargli quel pallone. Savage non riesce a ripartire, Maiaio tocca ancora, palla in zona maschera. Adesso non c'è più respiro, adesso non c'è più un momento di stallo, adesso fino alla fine si gioca questa partita. La rimessa della Juve è già battuta, non è d'accordo Savage, Robert prova a tenerla, Paramo come può, colpo gobbo, forse uno degli ultimi palloni della partita. Nico, vicino c'è Fratino, sbaglia Nico, regala la chance a Iaio che è andato in contropiede, vicino c'è anche Savage servito da pivot, Savage si è girato, Savage murato sul più bello, e palla a Fene che rinvia lungo a cercare forse Pippega che prova a metterla giù come può, Paramo lo contiene e ha ragione lui, la rimessa è della Lazio. Fischia tre volte arbitrino, la Lazio ha fatto l'impresa, la Lazio ha battuto i due volte campioni delle finali intermedie, la Lazio ha battuto la Juve, la Lazio ha vinto la prima edizione della YouTuber League, incredibile, incredibile, incredibile. È arrivato il momento di premiare individualmente alcuni protagonisti che si sono resi tali nell'arco della stagione e si tiene conto di tutto quello che è stato il percorso da agosto ad oggi, cara Lasagna. Tu consegnerai questi premi, sei emozionata? Molto, molto. Partiamo dal capocannoniere, questa non è una sorpresa, 16 gol in questa YouTuber League per Luca Campolunghi che arriva. Luca, una battuta veloce, non è andata da un punto di vista di squadra come sognavi, però ti porti a casa un premio. In generale, che partita è stata? È stata una partita che secondo me abbiamo perso nel primo tempo perché abbiamo sbagliato veramente tanti gol, la fortuna non ci ha aiutato, poi giustamente nel secondo tempo la Lazio era in vantaggio, quindi perdite di tempo a non finire, però ci sta, fa parte del calcio, cioè anche noi se fossimo stati in vantaggio l'avremmo fatto. Complimenti alla Lazio perché è stata veramente una bella squadra e va bene così, sempre forza Juve. L'MVP della YouTuber League 2022-2023 è Andrea Fratino. Grazie.
Le tue sensazioni, Andre? È ovvio che ci sia anche il dovere e la volontà di premiare quello che è un cammino. La Juve ha vinto due coppe intermedie, le ha vinte con merito. A Napoli, per esempio, hai fatto il fenomeno, ma è stata soltanto l'ultima dimostrazione del giocatore che sei. Oggi non è andata come ti aspettavi, perché? Ma secondo me c'è poco da dire, la Lazio oggi è stata superiore, faccio i miei più sentiti complimenti a loro. Se oggi hanno vinto è perché se lo meritano. Voglio ringraziare tutte le persone che oggi sono venute a guardarci. E c'è la Summer Cup, le sconfitte sicuramente ci fanno crescere e guardiamo già avanti. Grazie Fede. Il miglior portiere della YouTuber League 2022-2023 è quello che mi ha fatto godere di più in assoluto, ma solo perché non ci ho giocato contro, Fede! Un po' di amaro, sono contento e voglio dedicare questo premio alla mia difesa, comunque, che viene menzionata poche volte, ma anche grazie a loro sono vinto questo premio. Quindi, raga, dai! Io riparto dal fare complimenti agli avversari, perché sono dei ragazzi comunque educatissimi e stasera hanno fatto una bellissima partita, quindi complimenti a chi ha vinto. Però permettetemi davvero di ringraziare i miei compagni, tanti non li conoscevo, sono stati delle scoperte meravigliose e quindi grazie, un applauso, ce lo meritiamo alla grandissima, ragazzi, perché io mi sento di dire che abbiamo perso questa finale, ma noi il nostro percorso l'abbiamo stravinto, quindi bravissimi, bravi regà, bravi. E allora, è ovvio che noi abbiamo pensato, no? Ma la squadra che non vince e non può alzare quella coppa, che coppa può alzare? Lasagna, cioè, abbiamo una coppa per Toselli? Direi proprio di sì, e chiamandomi io Lasagna non potevo che portare questa coppa. Perfetto, allora questa la stiamo tutti insieme. Chiedo scusa, però insomma. No, ma colpo in spogliatoio. Ma la lanciamo dopo, meglio, arriva la Lazio, arrivano i campioni, da Gigi e poi tutti gli altri. Dentro il capitano Gigi Puccianti. A seguire Giovanni Stramacci, sottovalutato a volte ma tremendamente decisivo, porta in alto la bandiera. E poi Savage, gol a Napoli, stasera anche grande prestazione. DC System, Varamo che è arrivato in corsa, Nemos a seguire, Lorenzo Roma, un centrocampista straordinario che bacia la coppa. Poi Aglio, Giannop che si è cambiato. La squadra vincente della YouTuber League è la Lazio! Ci sono le note del vostro inno che stiamo ascoltando, ma c'è soprattutto un complimenti enorme da fare a voi che siete arrivati qui non dando nell'occhio, no? Perché loro hanno vinto le due finali, ma il regolamento parla chiaro, da agosto. Come ho detto anche nell'intervista prepartita, il regolamento era questo. Io faccio tanti complimenti alla Juve, i ragazzi lo sanno, sono andato ad abbracciarli uno ad uno perché so quanto è brutto perdere le finali, perché la prima Summer Cup noi l'abbiamo persa così. Loro meritavano tanto, sicuramente. Ho letto tanti commenti che dicevano del fatto che hanno vinto due finali, sicuramente meritavano tanto, come hai detto tu, sono arrivati da protagonisti, ma anche in campo l'hanno dimostrato, hanno dei giocatori veramente incredibili e infatti hanno vinto tutti i premi dell'MVP e questo qualcosa vorrà pur dire. Infatti ringrazio tutti i miei ragazzi, senza di loro non avremmo mai vinta, anche chi ha giocato una singola partita, anche quei pochi minuti sono stati fondamentali, ringrazio tutti e secondo me ce la siamo meritata. Pensiero va indubbiamente a Damiano Alberti, va a Gualt, va anche a Lollo Giampaolo che si è fatto male stasera, gli mandiamo un grande in bocca al lupo a Lollo perché si è fatto male al ginocchio sinistro. A Sespo, quello che ti posso augurare è di vederci faccia a faccia in finale di YouTuber Summer Cup. Io vi ricordo 14, 15 e 16 luglio. Vatti a fare la doccia, capitano. Ci sono personaggi che voi non vedete perché al di là di una telecamera e alla fine di un percorso vanno ringraziati, alla fine di una stagione, torno a ripetere, vanno ringraziati perché questo percorso l'hanno reso magico.
qualitativo anche loro. E quindi ringrazio Giacomo Sisca, che è il nostro videomaker, il nostro cameraman alle spalle di questa telecamera. Ringrazio Alessio Sant'Arsiero, che è lì a fare le foto, come Davide Gerletti, che ci ha accompagnato in questa stagione. Ringrazio Stefano Terzani, che è il nostro fonico. Ringrazio Matteo Filipponi, che è il nostro DJ, anche se stasera ha lasciato campo e spazio ad Andrea, che è stato impeccabile. E poi ancora ringrazio Emanuele Surace al drone. Ringrazio tutti i colleghi di Giacomo Sisca, che man mano si sono succeduti nell'arco di questa stagione. La mia voce mi sta completamente abbandonando e quindi non mi resta che dirvi davvero: ci vediamo alla YouTuber Summer Cup. Ciao!